Il progetto nasce perché c'è un'azienda storica che è la centrale del latte a Taranto, simbolo della nostra città. Questa è stata rilevata dal giovane imprenditore Vincenzo Fanelli. Quest'anno sono esattamente 70 anni che quella centrale del latte è nata nel 1951. Quindi voler riportare un pezzo di storia a Taranto con la tradizione che si tira dietro attraverso un prodotto credo che sia un bel impegno e una bella innovazione per la nostra città. Un anno fa ho avuto l'occasione di poter acquistare la storica centrale del latte e di lì è partito il sogno. Abbiamo ricercato insieme anche al supporto dell'Università di Bari i migliori allevamenti locali e abbiamo trovato un latte di altissima qualità. Potrà essere sul mercato già dal lunedì 4 ottobre. Come innovazione c'è anche un rapporto diretto con il consumatore. Useremo anche l'innovazione per tornare a un prodotto della tradizione. Abbiamo fatto un'app per la prenotazione del latte fresco. Portare una centrale del latte che lavora sul territorio e lavora con l'intera filiera, dove ognuno assume un pezzo di responsabilità, è una evoluzione, a mio modo di vedere, culturale molto molto importante e fondamentale per guardare al futuro. Produciamo solo un terzo del latte che serve alla Puglia, quindi capite bene che non abbiamo da fare guerra a nessuno, però il mio protocollo ci ho lavorato 6 mesi, ho messo tutti insieme, li ho ringraziati pubblicamente, ma prima di fare la conferenza stampa, quindi siete i primi a saperlo, porterò il provvedimento in giunta per dare un segno tangibile di chi assume con responsabilità un ruolo e soprattutto chi si mette a fare cosa e chi su quella cosa mette che cosa, cioè davvero una responsabilità collettiva per un sistema che fa prodotti di qualità. E noi sulla qualità, come avete visto, dalle cozze, quindi ai prodotti del mare, a quelli della terra, alla trasformazione, che sarà il pezzo successivo che ci vedrà guardare al futuro con interesse, perché molta trasformazione purtroppo non si fa in Puglia, la dobbiamo tenere e mantenere qui perché lì c'è il valore aggiunto in termini di persone che lavorano e di reddito per le imprese. Siamo qui soprattutto perché questo è un simbolo importante di come il nostro modello economico sta cambiando nel senso della diversificazione produttiva, di coltivare eccellenze e di esportare anche queste eccellenze a territori che vanno oltre chiaramente l'ambito urbano, perché questo è un progetto che si pone intanto il presupposto di arrivare sui mercati di alta gamma regionali e quindi questo sarà un primo passo importante. C'è tanta innovazione, tanto marketing, tanto legame con il territorio, insomma tutti quegli elementi che sono nel nostro piano di transizione, come sapete, e quel piano di transizione sarà compiuto in città al netto dei nostri investimenti, dei nostri progetti, solo quando anche il sistema di imprese, come nel caso di Fanelli e delle centrali del latte, si agganceranno alle ricadute che stiamo creando.